partita meritatamente vinta da Molfetta. Il primo e il quarto set ci hanno messo sotto pressione con la battuta, e con una decisione con i percentuali bassissimi praticamente non siamo riusciti a giocare. Nel secondo e terzo set, quando abbiamo ricevuto bene, normale, il secondo set era quasi vinto, perché eravamo avanti fino agli ultimi punti, alla fine l'abbiamo perso di nuovo per la decisione, e nel terzo vinto facile. Quindi la chiave della partita era la battuta di Molfetta. Hai provato con gli innesti di Antonov e Lanza, però sta pesando molto l'organico ridotto di Trento. Noi abbiamo tre giocatori fuori, completamente fuori da due da più di un mese, uno da 10 giorni, altri due che non si allenano praticamente, sono infortunati però hanno giocato senza allenamenti, ma questo non potrebbe essere una scusa. Questo secondo me si devono fare delle domande quelli che organizzano il campionato, perché ultimamente il campionato non è più come una volta una battaglia tra le due squadre o tra i due staff tecnici, ma soprattutto una guerra tra i staff medici, che non so se questo va bene per il campionato italiano. In tutto ciò ora testa la Champions al doppio impegno con la squadra russa di Belgorod. Purtroppo per la Champions non possiamo usare neanche Matej, e noi con la mancanza di Lanza, Juric e il secondo libero, e più con gli infortuni di Sebastian e di Colaci, è veramente difficile allenarsi soprattutto bene, perché a fare allenamenti con 7-8 giocatori perlomeno io non so come farlo. Quindi la unica cosa adesso è di pensare come a migliorare la nostra condizione fisica e a mettere in campo più giocatori possibili, e poi a gestire la partita in una maniera strana, perché giocando la pallavolo non sarà sufficiente, dobbiamo inventarsi una strategia un po' più particolare.